Amici e amiche della Virus Television, cosa ne pensano gli youtubers dei video più visti di YouTube? Commento ai commenti, dove io commento i commenti. Il principe Emanuele Filiberto casca nella trappola della pubblicità e si presta come testimonial di una sigaretta elettronica. Fumo ok, più benessere e più fiato. Come sempre troverete il link al video originale nella descrizione qua sotto. Ma partiamo al volo con i commenti. Ma è una parodia, vero? Pronta la risposta di colui che ha caricato il filmato. Purtroppo no. Premetto subito che ho evitato le dozzine di commenti negativi sullo spot. D'altra parte, il principe Filiberto è un bersaglio troppo facile. E poi a noi non interessa la bagarre fine a se stessa. Ma un'attenta analisi sulla penetrazione del messaggio pubblicitario sull'utente. Dopo sto spot ho iniziato a fumare. Imbarazzante. Quasi quasi ricomincio a fumare. Ecco un buon motivo per non smettere. Ecco, sì, forse no, il messaggio non è passato. È la pubblicità di una sigaretta elettronica, dovete smettere di fumare, fa male. Mi è venuto un tumore agli occhi a guardare sta roba. No, dai, adesso non esageriamo, è solo uno spot, dai. Pubblicità chiaramente finanziata dall'industria del tabacco. No, i dietrologisti no, ok, qualcosa non ha funzionato. Spot di gran classe, che dire poi? Bella anche la sigaretta, gran design. Sembra che ti stai facendo una pipa di crack. Ma forse se l'erano fatta veramente, visto i dialoghi. Come un principe. Però dai, non è che ci si può sempre solo lamentare, dai. Oh mio Dio, è ancora peggio di quando ha cantato Italia amore mio a Sanremo, Dirk. Per dire al mondo e addio, Italia, amore mio. Grazie. Il pubblico fischia, si divide. Io avevo detto che Emanuele Filiberto, Umberto, Rezza, Ciro, René, Maria di Savoia era un bersaglio facile, troppo facile. Ricacciamolo in esilio. Ok, qualcosa nella scrittura dello spot è andata storta. Non pensavo ci fosse peggio a Brava Giovanna Brava. Il 2013 mi ha smentito. Brava Giovanna Brava. Forse i dialoghi, forse l'atmosfera, forse il montaggio, chi lo sa. Sembra una delle pubblicità delle edizioni del Bradipo, fatte dalla Jalapas Band. Diventa anche tu, subito e senza sforzo, uno degli uomini più temuti sulla faccia della Terra. Costruisciti da solo la tua bomba atomica perfettamente funzionante e pronta a colpire al tuo più piccolo comando. Le edizioni del Bradipo. Ma poi è una pubblicità, piaccia o non piaccia, l'importante è che se ne parli, no? Mai visto niente di simile. La miglior pubblicità di sempre, XD. Sembra il trailer di un porno, XD. Fumo ok, più benessere e più fiato. E più sesso. Più sesso? Ok! In farmacia in edicola. Avete visto? Commento ai commenti. Dove io commento i commenti. Cliccando lì trovate l'episodio precedente. Mentre per il prossimo episodio basta iscriversi al canale e attendere una settimana. Ciao da Ariele Frizzante. Viva la Virus Television.